Buonasera, benvenuti a Milano Pavia News, subito i titoli dell'edizione Milano. La maggioranza in consiglio regionale respinge la mozione di sfiducia dei 5 Stelle contro l'assessore Gallera, che prende la parola in aula e dice: ci sarà una terza ondata a gennaio, prepariamoci. I cani riescono a fiutare la presenza del coronavirus nel sudore umano. In corso l'addestramento, l'obiettivo è di utilizzare i cani anti-Covid come cani antidroga in stazioni e aeroporti. La rete delle case di riposo del PIO a Belgo Trivulzio introduce il test rapido ai visitatori per poter riaprire le porte ai parenti degli ospiti, sistema operativo dal 3 dicembre. Una ricerca della FIAB dimostra come ad Abbiategrasso il maggior numero degli incidenti che coinvolge pedoni e ciclisti avviene sui bastioni, proposta di abbassare il limite di velocità. Operazione parcheggi a Magenta per il periodo natalizio, sosta gratis sulle strisce blu al sabato e 8.000 gratta e sosta omaggio da distribuire ai negozianti per poterli regalare ai clienti. Come avete sentito dai titoli, una seduta di consiglio regionale in cui si è parlato molto dell'emergenza coronavirus. Ci sono state le parole in aula dell'assessore al welfare Gallera, che hanno subito messo in guardia su una eventualità che Gallera definisce praticamente una certezza di avere una terza ondata a gennaio. Ma sentiamo i dettagli. La regione Lombardia continua la sua corsa al vaccino e proprio Gallera, assessore al welfare di regione, rispondendo stamattina a un'interrogazione del Movimento 5 Stelle al Pirellone, ha presentato i primi punti del piano che sta studiando per l'arrivo delle dosi. La popolazione target individuata è pari a circa 260.000 unità, composta da operatori sanitari delle strutture pubbliche, delle strutture private accreditate e dal personale ospiti dell'RSA. Il numero esatto sarà oggetto di indagine in conseguenza della messa a disposizione delle informazioni sul vaccino. La somministrazione verrà pianificata per fasi in ogni struttura, così da evitare il blocco dell'operatività delle stesse se dovessero manifestarsi effetti collaterali, ha detto Gallera. Intanto in Lombardia la curva dei contagi da coronavirus si sta stabilizzando, ma non è il momento di abbassare la guardia. Probabilmente avremo una terza ondata. Questa arriverà a gennaio, ha detto l'assessore regionale al welfare Giulio Gallera, rispondendo alle opposizioni che chiedevano iniziative urgenti per ridurre il livello di tensione tra le direzioni generali delle aziende ospedaliere e i medici ospedalieri. Abbiamo bisogno che le persone in prima linea trovino la forza, la motivazione per continuare ad andare avanti a curare le persone che inevitabilmente andranno negli ospedali. Il mio impegno è assoluto, ha concluso Gallera. Il Consiglio regionale poi ha respinto la mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle proprio contro l'assessore Gallera per i ritardi e le criticità nell'affrontare la questione coronavirus. Il voto si è svolto a scrutinio segreto, la maggioranza si è mostrata compatta, 47 voti per mantenere in sella l'assessore welfare contro i 31 delle opposizioni che avevano unitariamente condiviso la mozione dei 5 Stelle. Questo è il commento del capogruppo pentastellato Massimo De Rosa. L'assessorato andava a settato molti mesi fa, eppure la Lega continua a difenderne e a giustificare l'inadeguato operato. Questo perché le responsabilità del presidente Fontana sono legate a doppio filo con quelle dell'assessore Gallera. Qui non si tratta di accusare una singola persona o chi occupa una poltrona, ha fallito tutto un sistema di offerta sociosanitaria, lo stesso che le politiche del centrodestra hanno smantellato per anni e che oggi rifiutano di provare a migliorare. Gallera ha parlato del piano dei vaccini contro il coronavirus, intanto per i vaccini antinfluenzali continuano le difficoltà. Abbiamo lungamente detto di queste 700.000 dosi che dovevano arrivare ma che in qualche maniera sono sparite, si tenta un'ulteriore gara di acquisto. È arrivato dicembre e la Lombardia è ancora in cerca di vaccini antinfluenzali per sopperire alle dosi mancanti. Dopo mesi di polemiche, ritardi e proteste di medici e pazienti, il 27 novembre scorso è stata indetta la 12ª procedura negoziata d'urgenza per i vaccini antinfluenzali lanciata da ARIA, la centrale di acquisti della regione. La gara, bandita d'urgenza per un valore di base di 9 milioni di euro, aumentabile di 1.800.000 euro, al prezzo di 13 euro
euro per dose si è chiusa alle 14 di lunedì 30 novembre. Scopo della nuova gara è rimediare alla mancanza di 700.000 dosi, come spiegato dal direttore generale della Sanità Lombarda, Marco Trivelli, qualche giorno fa. Nella gara stessa si scrive che è stato necessario seguire una procedura d'urgenza perché quelle ordinarie non sono state in grado di garantire l'approvvigionamento delle dosi necessarie in un anno, in cui, causa emergenza sanitaria da coronavirus, la richiesta è più alta e il vaccino è consigliato a molte più persone. Travolto dalle proteste dei cittadini, ma anche dell'ordine e dei sindacati dei medici, Palazzo Lombardia, insomma, prova a correre ai ripari, anche se quasi fuori tempo massimo, visto che la stagione dell'influenza ormai è cominciata. E si dovrà fare un'altra gara perché questa è andata deserta, anche questa è andata deserta e dalla regione, insomma, fanno sapere, notizia di non molti, molti minuti fa, scusate, che si stanno già avviando le procedure per fare una ulteriore gara, non si riescono a trovare aziende che possano offrire questi vaccini. Vediamo l'andamento dei contagi da coronavirus, i dati di oggi che sono incoraggianti da una parte perché il rapporto tra, casi testati e casi effettivamente positivi è sceso all'11,63%, vedete che da oggi anche la grafica di Regione Lombardia riporta questo dato. I nuovi positivi sono poco più di 4.000 a fronte di 34.800 tamponi. Dopo che ieri erano tornati ad aumentare, per la prima volta dopo diversi giorni, i ricoverati nei reparti ordinari, vedete che oggi invece è ricominciato il calo, molto incoraggiante il dato sulle terapie intensive, meno 30. Vedete che si abbassa un po' anche la temperatura per quanto riguarda l'area metropolitana di Milano, 885 casi oggi e Milano città 342. Rimane altissimo in una giornata che ha rappresentato anche a livello nazionale, tristemente, un numero elevato di decessi. Vedete che si riflette anche in Lombardia, 249 i decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore. E siamo naturalmente in attesa di sapere quali saranno le regole a livello nazionale per quanto riguarda il periodo natalizio. Vediamo le ipotesi su cui si sta lavorando e le opinioni dei milanesi. Mancano ormai pochi giorni al 4 di dicembre, quando entrerà in vigore il prossimo DPCM che chiarirà il destino di questo Natale 2020, e dopo il vertice di oggi tra governo e regioni in cui si sono messi a punto i dettagli, le nuove misure verranno illustrate domani alle Camere dal Ministro della Salute, Roberto Speranza. La contrapposizione tra Roma e le regioni è però netta. Da un lato i governatori che spingono per l'allentamento delle misure durante le vacanze natalizie, chiedendo soprattutto l'apertura degli impianti sciistici e degli alberghi di montagna, dall'altro il governo che punta invece a mantenere il rigore ed evitare che a Natale si possa ripetere ciò che è accaduto quest'estate. Non è giusto che sia mantenuta questa linea un po' dura, poi a gennaio si spera che esca il vaccino e vediamo, dobbiamo vivere un po' la giornata. Secondo me la linea dura è giustissima e necessaria, non bisogna cantare vittoria subito, nel senso che purtroppo il virus è ancora in giro e non bisogna abbassare la guardia, proprio per evitare poi che ci siano misure ancora più forti prossimamente. Trovo che sia giusto mantenere la linea dura, perché se noi cambiamo tutto, a metà gennaio ritorneremo con la terza ondata. E anche se non ci sono ancora decisioni definitive, vediamo alcune delle ipotesi di misure che si stanno concretizzando in queste ore. Innanzitutto gli spostamenti, che dal 20 di dicembre fino al 10 di gennaio potrebbero essere vietati tra tutte le regioni, anche quelle che si trovano in fascia gialla, con il divieto di andare anche nelle seconde case se non si trovano nella stessa regione di residenza. Gli spostamenti che saranno vietati tra le regioni, secondo lei è giusto? Non è giusto, perché se uno c'ha i familiari giù, come fa ad andarli a trovare? Per lo sci niente da fare, con molta probabilità piste di impianti rimarranno chiusi per evitare file e assembramenti nelle funivie, e per gli hotel di montagna il governo pensa ad una chiusura durante le festività. Impianti sciistici chiusi, io che sono una sciatrice non accanitissima, però mi piace, sono dispiaciutissima. Più che altro, oltre agli impianti sciistici, anche tutte le attività correlate, che sono le strutture alberghiere, i ristoranti, insomma,
tutte cose che penalizzeranno ulteriormente le zone turistiche. Anche in questo caso mi sento di dire che ci sta. Per chi tornerà dall'estero poi, a partire dal 20 di dicembre, potrebbe essere prevista la quarantena di 10 giorni. Per pranzi, cene di Natale e cenoni di Capodanno, invece, il governo raccomanderà di festeggiarli solo con i conviventi e il nucleo più stretto dei familiari. Credo che non permettere di vedere i parenti durante il Natale sia una misura veramente un po' drastica, onestamente. I ristoranti saranno aperti solo a pranzo e solo nelle zone gialle, ma rimarranno chiusi il 25 e il 26 di dicembre. Bisogna adattarsi, insomma, è un momento in cui dobbiamo proprio fare uno sforzo di adattamento a situazioni assolutamente imprevedibili e impreviste. Le messe e le funzioni religiose saranno celebrate il 24 e il 25 di dicembre durante tutta la giornata, ma molto probabilmente la messa di mezzanotte verrà anticipata alle 21 o alle 22. Sarà prorogato inoltre il coprifuoco dalle ore 22 fino alle 6 del mattino e sarà valido anche per i giorni di Natale e Capodanno. Per il capitolo scuole invece la linea è quella della chiusura dei licei ancora fino al 7 di gennaio e la responsabilità andrà nelle mani dei prefetti che dovranno coordinare l'organizzazione dei trasporti. No, io comincerei adesso almeno non so, un paio di giorni alla settimana, ma non si possono tenere gli adolescenti così lontani dalla scuola. Troppo tardi, le scuole dovrebbero rimanere sempre aperte. Pazienza, se morirà qualcuno in più, pazienza, ma la scuola è fondamentale. Infine, per lo shopping natalizio, i negozi potrebbero rimanere aperti fino alle 21 e i centri commerciali e i grandi magazzini potranno rimanere aperti anche durante il weekend. Si è conclusa nel tardo pomeriggio l'ennesima riunione tra il governo e i presidenti di regione. Sostanzialmente le ipotesi che si facevano nel servizio per il momento sembrano confermate. Per la Lombardia il presidente Fontana ha chiesto una programmazione di più ampio respiro che consenta di mantenere in vita le attività economiche e che garantisca naturalmente nel contempo la sanità pubblica. Di fatto si va comunque una conferma per la linea più dura, secondo le ultime indiscrezioni. Fra le tante restrizioni che stiamo vivendo ormai da mesi, con modalità che cambiano man mano, spesso si perde di vista quello che può essere il disagio di alcune categorie particolari, ad esempio per i non vedenti, che soltanto pensate al tema dell'accompagnamento, hanno delle difficoltà enormi. Abbiamo intervistato il presidente dell'Unione Ciechi per la provincia di Milano. Allora, il Covid-19, la pandemia Covid-19 è un disastro per tutti e su tutti i fronti. È chiaro che per chi non vede ha introdotto, come dire, ulteriori limitazioni rispetto a quelle che come dire, comunemente ahimè siamo abituati a subire. Tra le complicazioni più gravi causate dall'emergenza Covid ce n'è anche una di cui si parla forse troppo poco, quella legata alle situazioni di disabilità. Lo ha fatto presente il presidente dell'Unione Ciechi di Milano, Alberto Piovani, in occasione dell'installazione del semaforo per ipovedenti a Corbetta. La pandemia, spiega Piovani, ha causato una serie di problemi complessi da affrontare per le persone cieche, dall'impossibilità di avere un accompagnatore per le faccende quotidiane alla solitudine, condizione che colpisce tante persone. Il lockdown ha messo a dura prova chi deve convivere con una disabilità così limitante. Molte amministrazioni comunali si sono mosse per aiutarci, continua Piovani, ma l'impatto a livello psicologico è stato pesante. Noi speriamo, veramente auspichiamo, che in questo secondo lockdown non si verifichi la difficoltà davvero preoccupante e seria che abbiamo vissuto nel primo, e mi riferisco, può sembrare una cosa strana, ma è chiaro che noi abbiamo bisogno in primis di essere accompagnati in tantissimi ambienti in generale, e il primo lockdown per noi ha rappresentato un blocco e un vincolo non indifferente nel momento in cui queste opportunità non le avevamo più. Non voglio esagerare con i termini, ma credetemi, è stato davvero complicato per alcuni proprio arrivare, come dire, a fare la spesa quotidiana, insomma, perché è una realtà, insomma. Noi ci auguriamo che in questo secondo lockdown questa cosa non si verifichi,
almeno sull'area metropolitana di Milano, molti centri commerciali, memori dell'esperienza precedente, come dire, si sono dati veramente un grande affare e per il momento sembrerebbe essere scongiurato. Questo è sicuramente uno dei, come dire, dei motivi di preoccupazione. Poi certo intervengono tutti gli altri che, ahimè, non riguardano solo noi, la solitudine, il vincolo comunque di rimanere all'interno dei propri domicili, all'interno delle proprie abitazioni, la problematica comunque che insorge all'interno degli ambienti lavorativi. Cioè il Covid è stato davvero, e ritorno sulle parole d'inizio e qui, come dire, mi fermo, non voglio portare via troppo tempo, il Covid è stato un disastro davvero per tutti, davvero per tutti. Con l'abbassamento dei contagi, il Pio Albergo Trivulzio di Milano ha deciso di riaprire le porte ai visitatori. Ci sarà però una precauzione in più a partire da giovedì, quando appunto su appuntamento si potrà tornare a visitare i parenti ospiti. Per l'ingresso sarà necessario fare il test rapido, il tampone rapido. Interrotte agli inizi di ottobre scorso a causa della seconda ondata di contagio da coronavirus, il Pio Albergo Trivulzio da giovedì 3 dicembre riaprirà le visite ai parenti degli ospiti delle case di riposo e sarà la prima RSA a farlo applicando le linee guida messe a punto dalla nuova ordinanza regionale che ha riscritto le regole per mettere in sicurezza le case di riposo. In tutte le sedi che fanno parte del PAT, dalla Baggina all'Istituto Principessa Iolanda, le visite avranno durata di 20 minuti e si svolgeranno in aree dedicate e debitamente allestite, ma la vera novità è che tutti i visitatori, prima di accedere alla struttura, avranno l'obbligo di sottoporsi ad un tampone antigenico rapido per ridurre al minimo il rischio di importare il virus all'interno. Una volta dentro, le regole restano comunque rigide, bisognerà indossare una mascherina FP2 e altri dispositivi di protezione forniti dall'istituto, come cuffia, visiera protettiva, guanti, calzari e sovracamici monouso, e sarà anche vietato portare doni agli ospiti. Si potrà far visita ai propri cari solo previa prenotazione di un appuntamento e la direzione sanitaria ha anche già fissato dei criteri per la priorità di accesso dei familiari degli ospiti più anziani e di quelli in condizioni di fragilità clinica e psicologica. In più verranno tenuti in considerazione come priorità anche eventuali compleanni e anniversari. Altre RSA intanto, in attesa di una possibile riapertura alle visite, visto il miglioramento della situazione epidemiologica, si sono già dotate della sala degli abbracci, una soluzione che anche nei momenti di recrudescenza del virus permette ad ospiti e propri cari di incontrarsi grazie ad una parete di plastica che separa i visitatori, ma che dà comunque loro la possibilità di abbracciarsi. Un aiuto in più per scovare il coronavirus potrebbe arrivare dagli animali, dai cani in particolare, perché se già da qualche tempo si era capito che i cani hanno la possibilità, la capacità di fiutare la presenza del Covid nel sudore umano, ora si sta facendo davvero un passo avanti importante perché questa loro capacità possa davvero essere utilizzata per degli screening rapidi. Test, tamponi, analisi sierologiche, tutto per definire in maniera inequivocabile la positività o meno di un individuo al coronavirus. Misure essenziali ma anche al centro di aspri dibattiti, a chi farli, quanti farli e per quanto tempo. Eppure forse la soluzione potrebbe essere più facile e a portata di mano, i nostri amici cani. Loro infatti sono già in grado di scoprire malattie come il cancro. Ora i nostri amici a quattro zampe, davvero i più fedeli amici dell'uomo, potrebbero scoprire se una persona è positiva o meno al Covid-19. A spiegarcelo è Aldo Laspina, direttore tecnico di Medical Detection Dogs Italy. Ci siamo arrivati a quest'idea forte dell'esperienza sul tumore, perché noi ci siamo formati in Inghilterra sul tumore della nostra casa madre e portando in Italia l'idea e la tecnica ci siamo uniti all'Università Statale di Milano, del Dipartimento di Veterinaria, e con lo IEO, Istituto Europeo Oncologico, abbiamo portato a termine in qualche anno un progetto in cui il cane riconosce con un'affidabilità dal 95 al 97% campioni di
tumore al polmone presenti in urina umana. Per le persone affette da coronavirus, in questo caso per i cani, per riconoscere una positività, visto che il virus non ha un odore, di cosa ha bisogno per intercettare questo coronavirus? Sì, grazie. Una domanda molto puntuale perché mi permette di completare anche il ragionamento. I virologi ci devono dire, e ci stanno già dicendo anche tramite pubblicazioni estere, che il substrato, il fluido biologico che è un po' meno a rischio o addirittura sul quale non c'è rischio è il sudore. Il sudore viene prelevato nel punto maggiore che è l'ascella e quindi anche questo viene posizionato in una serie di campioni per capire in una prima fase l'attendibilità del cane, la specificità e la sensibilità. La fase successiva è lavorare nel passare il cane dal campione alla persona e la terza fase è dalla persona, quindi abbiamo capito che può segnalare, agli ambienti che sono appunto aeroporti, possiamo andare nelle scuole, così nell'RSA, così in tutte le situazioni collettive, mezzi pubblici, le navi da crociera in questo momento sono in grande crisi e richiedono questo intervento, ma penso anche alle carceri, no? Quindi tutte le comunità di recupero, comunità, insomma tutte le situazioni veramente critiche di prevenzione. Mi chiedo a che punto siamo adesso con questo progetto, vi siete già messi in contatto con chi di dovere, chi vi può veramente aiutare nel portare avanti questa grande iniziativa? Sì, abbiamo fatto un passo ulteriore e questo ve lo do in esclusiva perché noi siamo sempre in contatto con l'Università Statale di Milano, come dicevo, veterinaria, che ci supporta e con la quale collaboriamo, e assieme a loro siamo andati a suonare, così dice il campanello, in un importante istituto di ricerca dai virologi che ci hanno assicurato il loro interesse, ovviamente il loro coinvolgimento. E quindi sarebbe bello anche arrivare a luglio, prima di partire per l'estate, che sia presente il cane antidroga, ma anche il cane antivirus. Due agenti della Polizia Locale di Milano sarebbero indagati per omissione di soccorso e omissione d'atti d'ufficio. Si sarebbero allontanati senza fermarsi dopo aver investito una donna in via Vasari, zona Porta Romana. Infatti sarebbero avvenuti all'inizio di ottobre. La donna aveva riportato ferite giudicabili guaribili in 30 giorni. I due agenti si erano costituiti l'indomani, una mossa che ha loro evitato l'arresto. Inevitabile però a questo punto l'avvio del procedimento giudiziario. La loro posizione è naturalmente aggravata dal fatto che sono pubblici ufficiali. Una ricerca della FIAB ad Abbiategrasso dimostra come la maggior parte degli incidenti che coinvolgono pedoni e ciclisti avvenga lungo il percorso dei Bastioni, dove è presente il limite dei 30 km orari, ma soltanto in alcuni tratti, e quindi si chiede al Comune di intervenire. Vanno inseriti limiti di velocità più stringenti in centro storico e uniformati quelli lungo i bastioni. È l'appello che FIAB Abbiategrasso Abbiate in Bici ha lanciato all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nai. Nei giorni scorsi l'associazione che tutela i ciclisti ha presentato i risultati dell'indagine Un incidente non è per caso, la pericolosa convivenza tra automezzi, pedoni e ciclisti ad Abbiategrasso. Dal documento si evince che quasi un terzo degli investimenti di pedoni e ciclisti ha avuto luogo sul percorso che costeggia il centro storico, in particolare lungo le vie Cavallotti, Cattaneo, Dell'Uomo e Manzoni. Molto meno numerosi sono gli incidenti all'interno del centro storico, sottolinea la FIAB, suggerendo che una causa possa essere la maggiore velocità delle auto lungo i bastioni. La mappa elaborata dall'associazione mostra poi la differenza nel limite di velocità tra le varie vie, che passa da 30 a 50 km orari senza ragione apparente. Particolarmente allarmante è il fatto che nei due punti più affollati da pedoni e ciclisti, e cioè davanti alla stazione e alla scuola primaria Regina Margherita, il limite sia sempre di 50 km orari. A nostro avviso, si legge nel comunicato diffuso dalla FIAB, per aumentare la sicurezza delle moltissime persone che, a piedi e in bici, quotidianamente percorrono queste vie, sarebbe opportuno limitare lungo tutto il percorso la velocità a 30 km orari, inserendo anche sistemi di limitazione della velocità, in modo da assicurare la massima efficacia dei provvedimenti. Facciamo comunque presente che, almeno all'interno del centro storico, conclude FIAB, si potrebbero prendere in considerazione anche limiti più bassi, 10 o 20 km orari, visto che in queste vie strette e affollate velocità maggiori sono anacronistiche e pericolose.
Un uomo è morto questa mattina a Milano mentre attraversava la strada all'incrocio tra Viale Brianza e Via Venini, in zona Stazione Centrale. La vittima aveva 81 anni. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato travolto da una vettura guidata da un 76enne, il quale non si sarebbe accorto della presenza del pedone mentre effettuava una svolta a destra ad un semaforo. Per l'81enne non c'è stato niente da fare, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Le indagini sono in carico della polizia locale, che ha indagato l'autista 76enne per omicidio stradale. A Magenta adesso, con le iniziative del Comune riguardo alla gestione dei parcheggi per il periodo natalizio, saranno gratuiti al sabato, e poi un'iniziativa dei buoni parcheggio da dare ai commercianti in maniera che li possano omaggiare ai loro clienti. Posteggi blu liberi al sabato e gratta e sosta gratis per gli esercenti. A Magenta, Comune e ASM hanno trovato l'intesa per garantire la sosta gratuita nel periodo natalizio. Per tutti i weekend fino al 2 gennaio, infatti, si potrà parcheggiare liberamente in tutti gli stalli della città. Sono particolarmente soddisfatto del lavoro che insieme ad ASM siamo riusciti a fare in un periodo non certo semplice, ha sottolineato l'assessore alla viabilità Simone Gelli. Il risultato di questa collaborazione vedrà la possibilità di avere la sosta completamente gratuita in tutta la nostra città. In più, proprio per agevolare ulteriormente il mondo del commercio, dai prossimi giorni saranno a disposizione dei nostri commercianti 8.000 gratte sosta, che gratuitamente verranno consegnati dagli operatori di ASM agli esercizi che ne faranno richiesta, al fine di incentivare maggiormente la propria clientela, continua l'assessore. I gratte sosta saranno consegnati in blocchetti da 50 e ognuno è valido su tutti gli stalli blu per 30 minuti. I commercianti interessati potranno rivolgersi al comune per ottenerli e poi distribuirli ai propri clienti, per garantire il parcheggio gratuito anche durante la settimana. Un'ulteriore iniziativa che si aggiunge alla diminuzione della TARI al contributo per le luminarie promossa dal Comune per aiutare il commercio cittadino. Un aiuto concreto, conclude Gelli, che la nostra amministrazione vuole mettere in campo in un momento in cui la categoria risulta essere una delle più colpite dall'emergenza Covid. Andiamo dunque avanti con la consapevolezza di aver messo in campo anche in questo settore importanti risorse a favore di tutta la nostra comunità. Era l'ultimo servizio per l'edizione Milano. Ci ritroveremo tra poco con l'edizione Pavia.